Ciao, ciao Bulletproof, che gioia tornare qui. Oh, è tantissimo che non ci vediamo, ma finalmente è arrivato questo momento. Ciao Sabri. Ciao. Come stai? Ciao. Bene. Allora, io, per chi non mi conosce, io sono Francesca Brusati e sono in piena crisi del terzo di secolo. Sì, se sei un artista in questo periodo, ma in questa società, non hai una casa tua, non hai un lavoro fisso, vabbè, non ce l'hai neanche se non sei un artista, ma questa è un'altra storia. Non hai una sicurezza economica, ma soprattutto il tuo equilibrio psicofisico vacilla. Sì. Non parliamo delle allergie di intolleranze che mi sono venute negli ultimi anni, celiachia, intolleranza al lattosio, sono allergica a tutti i tipi di frutta, anche alla mela. Tutto questo da quando ho deciso che volevo fare l'attrice, da quando ho preso coraggio e mi sono decisa a parlare con mia madre. Mamma, è molto che ci sto pensando e voglio fare l'attrice. Sì, voglio fare l'attrice, voglio andare a Milano, trasferirmi, iscrivermi all'Accademia e diventare un'attrice. Amore mio, ma cosa ti viene in mente? Ma non volevi fare architettura? Ma poi i professori dicono che sei tanto portata, lo dicono i professori, ascoltali i professori! Ma poi è un lavoro creativo, ti dà una sicurezza economica e poi ti trovi un bel architetto, te lo sposi e mi fate tanti bei architettini, eh? No mamma, io voglio fare l'attrice. Io l'avevo detto che tu dovevi fare ragioneria, ma tu no, no, il liceo, così potrò andare all'università. E adesso cosa vuoi fare? L'attrice. Che poi, attrice, performer di musical. Non esiste neanche una traduzione in italiano. Come si può dire? Performante? Performizzante? No, non esiste. Non. E secondo il ragionamento di mia madre, se non ha una traduzione in italiano, non è un lavoro. Ma lei aveva già previsto tutto, eh? Nel tono con cui diceva attrice, era già stampato a caratteri cubitali la parola precariato. La valigia diventa il prolungamento del tuo braccio, coinquilini nuovi ogni 6 mesi di cui devi comprendere e sopportare tutta una serie di abitudini strampalate che mi hanno costretta a fare yoga la mattina, pilates il pomeriggio e crossfit la sera per scaricare quell'irrefrenabile voglia di omicidio. E poi adesso non si usano più, adesso ci sono i self tape da fare in casa, siamo diventati tutti attori, ma poi anche ballerini, registi, drammaturghi, truccatrici, sì, anche stilisti, light designer, facciamo tutto ormai, facciamo tutto. Ma una volta, tanto tanto tempo fa, c'erano i casting dal vivo. Sì, dal vivo, vero, eh? Cioè, ho le prove. C'erano i casting e niente, io conosco a memoria tutte le fermate di tutti gli autobus di Milano, perché i casting non erano mai situati in edifici vicino alla metro, no? C'era il percorso ad ostacoli. Allora, parti da Cadorna, Cadorna Duomo. Duomo, cambi, prendi la gialla, poi prendi la lilla perché ti sei affezionata ai colori, prendi pure la verde. Passi un fossato con la lava infuocata. 16 ponticelli scricchiolanti, 2 scale sotterranee con gli zombie, arriverai sempre immancabilmente a Rozzano.
Non ho mai capito perché i casting li facciano sempre a Rozzano. Vabbè. Però questi percorsi ad ostacoli a me mancano. Io li rifarei 1000 volte oggi stesso. Perciò riapriamoli questi teatri. Fanno bene a noi e a tutti voi.